prossima settimana, ragazzi, esattamente il 23, il 24 e il 25 di giugno si svolgeranno nello Sferisterio di Macerata le serate finali di Musicultura, il festival che tende a scoprire e valorizzare i nuovi cantautori. E siccome noi di Gulp Music da sempre tendiamo ad occuparci dei festival che si rivolgono ai giovani, abbiamo deciso di inviare un nostro filmmaker per la presentazione dell'evento e anche per conoscere meglio i finalisti dell'edizione 2016. Ed ecco il nostro report. Ottava volta per me a Macerata e con Musicultura, un grande onore. Sono belle le canzoni in rima che prima erano fatti miei. Ciao Rai Gulp, io sono Flavio Secchi e sto partecipando a Musicultura con la mia canzone La Cosa Più Bella. L'emozione di essere in finale è enorme, anche perché questo è un festival importantissimo e è un sogno essere qui. Sono Francesca Romana Perrotta. Ho scelto di partecipare a Musicultura perché ritengo che per i cantautori, per noi che dobbiamo anche autovalutarci, Musicultura è un metro di misura perfetto. Dai, vieni in giro per club. La nostra canzone, che si chiama In Giro per Club, è nata come un gioco, quello di raccontare attraverso il ritmo della musica da club proprio la condizione che si crea a livello proprio di atmosfera in un club dove si balla magari a metà della nota, ed è un pezzo ironico, è molto leggero, però ci ha portato fin qui, quindi comunque ci ha portato fortuna. Marta credeva nel vero amore. La mia canzone Marta è nata il 4 dicembre del 2014, è l'unica canzone dove io ho messo firma e data, e non so perché, ma quando l'ho scritta ho sentito che questa canzone poteva regalarmi grandi emozioni, anche perché tratta un tema importante, quello della violenza sulle donne, un tema che purtroppo è ancora molto attuale, ma che spero magari con il messaggio di questa canzone possa sensibilizzare i cuori o gli animi di qualcuno. Faccio rock elettronico mischiato con rap e qualsiasi altra cosa. Mi piacciono tutti i gruppi progressive degli anni 70, i Genesis, i Yes, i Pink Floyd, e poi sono un po' metallaro, ma poco. Sono molto emozionata di essere arrivata in finale, il cuore mi batte fortissimo all'idea di dover cantare allo Sferisterio, che è un teatro bellissimo di Macerata, enorme. Io scrivo canzoni che riguardano i ragazzi, la vita di tutti i giorni, soprattutto le ragazze innamorate, e questa canzone che canto si chiama Fame d'aria ed è dedicata al mio papà. America, tu che ne pensi dell'America? La mia canzone si chiama Erika, potrebbe sembrare una canzone d'amore, in realtà è una canzone che parla della qualità della vita, della qualità dell'amore. Quello che mi piacerebbe continuare a fare dopo il concorso Musicultura sarebbe semplicemente il musicista. Guardami bene, tu guardami adesso. Chi vincerà Musicultura 2016? Boh, credo il migliore, quindi vediamo, siamo lì, ce la giochiamo tutti, poi chi sarà più bravo vincerà. Mare in silenzio.